Ed eccoci rientrati dal nostro piccolo break. Naturalmente ancora ben trovati a tutti voi. Possiamo proseguire con la nostra agenda dei lavori per la giornata di forum dedicato all'NPL e UTP. Allora, proseguiamo quindi il dibattito, ripartendo da un altro tema molto importante che analizzeremo con nuovi relatori attraverso una nuova tavola rotonda, ovvero le garanzie statali a supporto della cessione dei crediti deteriorati, più note con l'acronimo GACS, peraltro già citate, già emerse comunque nel corso dei nostri lavori. Ricordiamo, ribadiamo che questo è uno strumento che inizialmente fu approvato nel 2016, che è stato di fondamentale importanza nel facilitare lo svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione relative proprio ai crediti classificati a sofferenza e che poi è stato prolungato e rivisto, quindi in qualche modo rivisitato nel maggio 2019. Perché? Perché l'obiettivo era quello di ridurre il rischio a carico dello Stato e di dare maggiori incentivi ai servicers nell'attività di recupero, quindi torna ancora una volta, insomma, il ruolo. Abbiamo parlato più volte, insomma, di formazione di competenze e di ruoli che ancora di più in un periodo di incertezza devono essere stabilite nel vero senso della parola al 100%. E anche in questo caso ribadiremo questi concetti. Poi, validità, è stata estesa la validità fino al 14 giugno 2022 come segnale dell'utilità che è stata proprio riscontrata finora sia da parte delle banche sia da parte dei principali investitori e servicer. Nel 2021, quindi arriviamo più a tempi vicini a noi, guardando al resoconto consuntivo pubblicato da Banca IFIS, ci sono state 7 operazioni per un importo di 11 miliardi totali, con un totale di 8 servicer impegnati. Quali sono stati i benefici? Allora, per il settore sono evidenti. Le GACS hanno infatti contribuito allo sviluppo di un'industria vera e propria per la gestione di grandi masse di volumi di crediti, ma c'è anche però chi si interroga, questo è l'altro lato della medaglia, su alcuni effetti secondari, tra cui l'influenza sul prezzo medio dell'operazione di cessione e il calo delle performance dei portafogli assistiti da GACS, che hanno in qualche modo costretto a modificare i loro piani di recupero. Allora, se da un lato, quindi, questi sono i due lati della stessa medaglia e i due aspetti che andremo ad analizzare, se da un lato si può ragionare su come migliorare l'efficienza del recupero crediti, dall'altro non possiamo certamente non tenere in considerazione, ancora una volta, oserei dire, il contesto del mercato italiano in cui avvengono queste operazioni, che è stato segnato dalla pandemia, dalla coda della pandemia, che ancora si avverte naturalmente, e dalla lentezza del recupero giudiziale, su cui molti auspicano al più presto un processo di riforma strutturale, quindi non solo degli aggiustamenti, ma una vera e propria riforma. In questo scenario complesso, che cosa sarà necessario fare? E anche questo è un punto su cui abbiamo insistito moltissimo e su cui insisteremo moltissimo ancora durante i nostri lavori. È necessario creare nuovi modelli organizzativi, selezionare risorse con le competenze, ecco ancora questa parola, necessarie ad affrontare un mercato in continua evoluzione, attivando delle collaborazioni virtuose. Peraltro, un mercato in continua evoluzione, sempre caratterizzato da molti punti interrogativi, quindi da molta incertezza. Vi presento i nostri ospiti. Queste premesse sono doverose, insomma, io mi dilungo un po' di più, ma almeno abbiamo sul tavolo gli elementi necessari per poi proseguire con la discussione, che è la maniera più pratica, no? Di rivedere questi aspetti. Saluto Francesco Parisse, Group Head of Active NPL Plan Monitoring, Intesa San Paolo. Buongiorno, bentrovato, grazie per essere Buongiorno. qui. E Tiziana Petrocelli, Head of Servicing Icrea Banca. Bentrovata, grazie. Grazie Tiziana. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Naturalmente abbiamo detto fin dall'apertura di questo forum che l'obiettivo è quello di creare dialogo, confronto e quindi ci diamo tutti del tu perché dobbiamo partire dalle considerazioni che possano in qualche modo farci vedere in modo più chiaro il futuro e la situazione futura. Allora, Francesco, io partirei da te subito, senza girare troppo intorno alla questione, per capire quali aspettative avete sulla transazione e i volumi delle GACS da qui ai prossimi mesi, quindi nel momento di mercato in evoluzione e con anche incertezze. Allora, innanzitutto vorrei fare una breve panoramica sullo strumento in oggetto, perché come già anticipato, la GACS è stata comunque istituita con decreto nel 2016 ed è stata estesa recentemente al 14 giugno 2022.
è stato un importante, anzi fondamentale strumento di deleverage per il sistema bancario italiano. Volendo offrire, diciamo così, una panoramica, un inquadramento sullo strumento, in realtà nasce nel 2015, diciamo così, a seguito di una pattuizione tra il governo italiano e gli altri stati dell'Unione. In particolare, il governo italiano, essendo impossibilitato, diciamo così, a servirsi di strumenti di bailout per la gestione delle sofferenze, ha individuato nella cartolarizzazione lo strumento con cui consentire al mercato bancario di realizzare gli obiettivi imposti dal regolatore. Ricordiamo infatti alcuni dati fondamentali. Noi avevamo un picco di NPL nel 2015 come sistema bancario italiano, parlo delle significant institution, di circa 281 miliardi di euro. Dati EBA al terzo quarter del 2021 mostrano invece una riduzione a circa 71 miliardi. Quindi è evidente che il deleverage del sistema bancario è stato formidabile e da questo, diciamo così, le GACS sono stato un importante aiuto. Sia nell'impostazione originaria comunque, sia con riferimento all'ultima proroga di cui stiamo parlando, cioè fino al 14 giugno 2022, si è spesso chiesto se potesse configurarsi la GACS come un aiuto di Stato, ma il rischio è stato superato perché la GACS è sì prestata dallo Stato, ma a titolo oneroso, ricordiamo. Infatti sì. la garanzia in parola è resa solo a fronte di un premio parametrato ad un paniere di titoli equity identificati per legge ed aventi un rating uguale a quello attribuito alla NOTS Senior. Dal 2016 ad oggi sono state chiuse 42 transazioni GACS per un GBV totale di circa 96 miliardi di euro, di cui il 60% circa secured. Il più grande affare GACS, ricordiamolo, in termini di GBV, è stata la vendita di Jumbo di circa 24 miliardi di euro effettuata da Montepaschi di Siena nel 2018. Le operazioni con GACS nel 2021 hanno registrato una contrazione sia per numero di deal che per importi ceduti. Sono infatti 7 le cartolarizzazioni per le quali è stata richiesta la garanzia statale nel 2021 per un GBV complessivo pari a circa 11 miliardi, contro i 15 miliardi e 8 del 2020, che sono stati effettuati attraverso circa 10 operazioni. Tale risultato comunque è frutto dell'elevato smobilizzo dei non performing loans dai bilanci bancari. Oltretutto si è assistito recentemente ad un cambio di marcia relativamente alla composizione del non performing loans per stato del credito nei bilanci bancari, che per la prima volta vedono le sofferenze cedere il primato agli unlikely to pay. Unitamente alle transazioni through sale tramite le GACS, lo stock accumulato dei bilanci bancari quindi risulta essere in linea allo stock NPL del 2008, precedentemente quindi la prima crisi importante che abbiamo avuto, che è quella sui mutui subprime. Volendo fare una breve riflessione, se da un lato le GACS si sono rilevate uno strumento indispensabile per agevolare la dismissione delle sofferenze, dall'altro è stato accertato che l'attività di recupero, come citavi precedentemente sui fogli garantiti, ha subito un calo delle performance. Tra le possibili cause sull'andamento non soddisfacente delle GACS sicuramente ha inciso la pandemia e la lentezza del recupero giudiziale. Oltretutto c'è una sproporzione tra volumi gestiti e capacità oggettiva di gestione dei servicer chiamati in causa in questo tipo di operazioni, che ad oggi, come hai precedentemente affermato, sono 8, ma l'80% circa del GBV è concentrato soltanto su 3 servicer, che sono Dubelio, Prelios e Cerved. Okay. Nella lavorazione delle posizioni con GACS, con sottostante immobiliare, ad esempio, proprio a causa dell'elevato carico delle posizioni in carico ai servicer, la tendenza è a recupero a mezzo di aste giudiziarie, piuttosto che a soluzioni tailor-made, come ad esempio atte a riportare in bonus il debitore e in alternativa a cercare soluzioni che diano maggiore, diciamo così, valore al recupero. Alcuni elementi che influiscono direttamente sul tema dei non performing loans, come detto, sono i tempi della giustizia civile in Italia, che rallentano sicuramente il recupero dei crediti in sofferenza. Mm-hmm. Secondo i dati riportati dal rapporto della Banca Mondiale, l'Italia occupa la posizione 108 del ranking in tema di recupero del credito per via giudiziaria. Quindi nel nostro paese, giusto per dare qualche numero, sono necessari circa 1120 giorni per recuperare un credito, a fronte di 395 giorni ad esempio della Francia e di circa 500 giorni in Germania. Una riduzione significativa dei tempi della giustizia civile potrebbero quindi favorire l'accelerazione della velocità di smaltimento dello stock, certo, dei crediti deteriorati e il miglioramento delle performance. Certo. A tal riguardo, cito anche la comunicazione avvenuta l'11 novembre scorso, in cui la Banca d'Italia raccomanda ai servicer che si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti col ruolo assegnato dal legislatore.
chiamando subito in causa i special servicer in presenza di situazioni di anomalia o comunque di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni del business plan. Vorrei concludere con una riflessione sull'opportunità rappresentata dal PNRR. Come noto, nei prossimi anni l'Italia avrà a disposizione un'ingente quantità di risorse che possono essere impiegate per la realizzazione di investimenti per modernizzare e rendere più competitivo il nostro sistema produttivo. Con le medesime finalità, ovviamente nell'ambito del PNRR, viene richiesta anche, diciamo così, uno sforzo per quanto riguarda, le riforme sulla pubblica amministrazione e quelle per la giustizia. Infatti, nel PNRR è previsto comunque che, due milestone fondamentali sulla riforma della giustizia, ovvero la riduzione dell'arretrato, in particolare di quello ultratriennale, e la riduzione della durata dei procedimenti di contenzioso civile e commerciale. Quindi le aspettative che le misure del PNRR possono condurre a miglioramenti sostanziali nel funzionamento della giustizia civile in Italia sono molto elevate. Certo. Francesco, guarda, rimango ancora da te perché ovviamente questi sono scenari più futuri anche sulla base di ciò che si potrebbe fare, appunto la riforma della giustizia civile, il piano nazionale di resilienza e resistenza, insomma, che potrebbe dare una forza ancora maggiore. Invece, se ti dovessi chiedere risultati recenti, cioè quale effetto hanno avuto proprio le GACS sul prezzo medio delle operazioni e sulle performance dei portafogli NPL? Allora, innanzitutto vorrei dire una breve cosa, che le transazioni NPL che sono partite comunque nel 2015-2016, anno in cui abbiamo avuto il picco, hanno visto, diciamo così, meccanismi un po' sfalsati per quanto riguarda quelli che sono stati i prezzi delle transazioni. Questo perché da un lato originator, cioè le banche, chiedevano ovviamente un prezzo perché comunque erano consapevoli e avevano anche delle stime sui flussi di recupero attesi da crediti sottostanti, ed era un mercato molto giovane, quindi lato investitore, diciamo, c'era un tasso di interesse molto alto richiesto su queste transazioni. La GACS in questo caso ha avuto un effetto molto benefico dal mio punto di vista, perché ha riequilibrato quello che è il bid-ask spread tra quello che insomma viene richiesto dall'originator, le banche e gli investitori. E, andando, diciamo così, ad analizzare nel dettaglio i prezzi, i comparti secured e misto in questo momento mostrano una riduzione dei prezzi, perché in calo quelli sulle operazioni con GACS a causa di una minore presenza dei crediti secured. Infatti abbiamo assistito nell'ultimo anno a una riduzione proprio del prezzo medio dovuto proprio all'asciugarsi della componente secured, e quindi questo ovviamente ha inciso. Moderato l'aumento dei prezzi sui portafogli unsecured per effetto dei portafogli di crediti derivanti da famiglie, sì, importi di piccolo taglio, ma anche crediti freschi, diciamo, e quindi hanno dato una spinta, anche se leggera, sull'incremento dei prezzi sui titoli unsecured, diciamo bilanciato per quanto riguarda i prezzi del comparto misto. Ad oggi si evidenzia un'ampia diversificazione e stratificazione del mercato stesso per tipologia e struttura delle operazioni e per eterogeneità dei portafogli ceduti in termini di size, asset class, ticket e borrower. Quindi mettendo insieme questi elementi, ovviamente condizionano il prezzo di quelle che sono le transazioni, perché ovviamente vanno a modificare il paniere dei titoli, e quindi il paniere dei titoli sottostanti sono quelli che poi decidono il prezzo. Certo. Ok, allora fermiamoci qui, poi torno da te. Prima vado però da Tiziana perché insomma teniamo conto anche di quello che abbiamo già ascoltato da Francesco. Dal tuo punto di vista, prima nell'introduzione ho parlato, no, delle garanzie statali che sono servite come strumento, la sono rivelate uno strumento efficace effettivamente, e come cambia, e come è cambiata la loro utilità nel breve e nel lungo periodo? Ma il mercato ha sicuramente molto apprezzato il meccanismo delle GACS, Sì. sia da un punto di vista di risultati economici ottenuti, permettendo quindi lo smobilizzo di portafogli di grandi dimensioni, sia perché ha accelerato un processo di finanziarizzazione della gestione delle sofferenze, soprattutto nella loro fase finale, cioè quella di cessione, quindi dismissione. E questo ha supportato la riduzione degli stock,
di NPLs nei bilanci delle banche, quindi assolutamente premessa doverosa. Sicuramente le GACS continueranno a rappresentare uno strumento utile incentivando lo smobilizzo delle esposizioni deteriorate, mantenendo attivo il mercato primario come è stato negli ultimi anni. E ci si attende, secondo me, anche che la presenza sul mercato di grandi portafogli in gestione favorirà anche lo sviluppo di un mercato secondario con importanti benefici su tutto il settore. È chiaro che bisognerà considerare anche quali saranno i trend di NPLs nei prossimi mesi, sia con la fine delle misure di sostegno da parte dell'autorità, e soprattutto nel nuovo contesto macroeconomico che investirà le imprese in termini di incremento sia nei costi di approvvigionamento che nei costi di produzione. Quindi è difficile sicuramente fare una previsione per il lungo periodo, ma considerata l'utilità, che si è avuta dalle GACS, fino a questo momento, si può tranquillamente immaginare che, nel lungo lo strumento sia ancora molto utile e probabilmente indispensabile sia Certo. lato originator che lato investitori. Certo. Tiziana, rimango ancora da te, però poi voglio rivolgere la domanda anche a Francesco. Sappiamo che per il momento non è prevista un'estensione delle GACS agli UTP, ma rimane comunque un punto di discussione importante, anche se per il momento diciamo la decisione è congelata. Secondo te, poi ripeto, vado anche da Francesco, le garanzie statali potrebbero essere d'aiuto per banche e servicer proprio per gestire la complessità degli UTP? Perché sappiamo un ambito delicatissimo e anche abbastanza difficile, insomma, da gestire. Assolutamente, la cessione ad operatori specializzati di posizioni UTP è di grande interesse per il mercato, anche se possiamo dire di trovarci in una fase embrionale nella definizione di strutture di cartolarizzazioni applicabili alle UTP. I servicer si stanno attrezzando al fine di gestire tali posizioni secondo strategie di recupero volte a riportare in bonis i creditori che si trovano in una situazione di going concern, prevedendo una tradizionale invece strategia di recupero per i debitori in uno stadio di gone concern e quindi quelli più vicini agli NPLs. Sì. I business plan anche in questo caso dovranno essere improntati su piani di ristrutturazione da un lato per le posizioni che sono da riportare in bonis e dall'altro su piani di recupero per quelle posizioni invece che sono più vicine agli NPLs. Allo stesso tempo, chiaramente, le agenzie di rating stanno sviluppando delle metodologie che permettano di valutare tale tipologia di asset, anche in considerazione della nuova finanza che si rende necessaria per la gestione di questi crediti. Chiaramente, in questo senso, svolgono un ruolo importante i dati storici relativi alla performance dei crediti ristrutturati, al fine di suddividere i portafogli in subcluster a cui associare una corretta probabilità di default. Ok, E questo però sì. richiede del tempo. Sì, certo, ci vuole un po' di tempo. Francesco, vuoi aggiungere qualcos'altro o riflettere su quello che ha detto, insomma, Sì, Tiziana? agganciandomi a tutte le cose corrette ovviamente che sono state riportate, diciamo che nel momento in cui c'è stata l'estensione l'anno scorso c'è stata una forte spinta sia dal sistema bancario che da tutti gli operatori del settore, quindi special servicer, investitori, per includere appunto la componente degli unlikely to pay all'interno delle GACS. Con l'estensione questo non è avvenuto e il nodo cruciale è proprio la difficoltà per le agenzie di rating di adottare le loro metodologie di valutazione ad esposizioni vive, che quindi necessiterebbero di una valutazione anche con riferimento ad un'eventuale nuova finanza da erogare in favore del cliente debitore. Sebbene sia auspicabile che la garanzia in parola possa essere estesa anche alle posizioni UTP, sulla falsariga di quanto è stato fatto in Grecia, ricordiamolo, che ha copiato il sistema GACS italiano, è l'unico paese europeo ad avere previsto una garanzia statale anche per gli unlikely to pay con il piano Hercules, il famoso Hellenic Asset Protection Scheme. Comunque sia, le autorità italiane al momento ritengono che l'agenzia di rating non sia in grado di valutare adeguatamente le capacità di recupero delle imprese, non disponendo per gli UTP di serie storiche di valutazione dei tempi di recupero. Pertanto il rischio sottostante è che i loro crediti sarebbero di conseguenza valutati più facilmente come inesigibili se ricompresi nel perimetro GACS. Ok. Per quanto riguarda le aspettative, diciamo così, future, l'estensione della GACS che è avvenuta l'anno scorso è stata fatta
fatto in un momento particolare legato appunto, diciamo, così, al contesto pandemico. Ovviamente c'è stata poi l'estensione delle moratorie e delle misure a sostegno dell'economia da parte del governo, oltre al freeze dei licenziamenti, quindi di fatto ha traslato il problema dal 2021 al 2022, anno in cui, diciamo, sono attesi un peggioramento dei tassi di default di imprese e famiglie. Tuttavia, ci tengo a precisare che i monitoraggi che sono stati fatti attentamente da parte di tutta l'industria nel settore, comunque evidenza che dei tassi di deterioramento che non sono minimamente paragonabili a quelli che abbiamo avuto nelle due precedenti crisi, parlo dei mutui subprime e la crisi del debito sovrano. Sicuramente quindi l'estensione della GACS in questo contesto è auspicabile, almeno per un altro anno, perché ci consentirebbe comunque, consentirebbe a tutta l'industria di andare avanti con le transazioni, anche se purtroppo credo che non riguarderà anche l'inclusione degli likely to pay, almeno per questo rinnovo, se ci sarà. Allora, Tiziana, io torno da te e così andiamo anche verso conclusioni. In generale, quali strumenti e procedure si sono rivelati utili per accelerare proprio queste azioni di recupero da parte dei servicer? Ma l'andamento delle performance al di sotto delle aspettative non è dovuto soltanto ad un ritardo nel processo di onboarding da parte dei servicer che inizialmente è stato osservato dalle agenzie di rating, ma anche sicuramente a una flessione dei prezzi del mercato immobiliare e soprattutto dei tempi lunghi del recupero giudiziale, come è stato detto anche inizialmente. Inoltre, a seguito della diffusione della pandemia, l'arretrato dei tribunali è ulteriormente aumentato a causa delle misure restrittive imposte dall'autorità. Quindi ricordiamoci che la principale fonte di recupero per le operazioni NPL italiane è rappresentata dai procedimenti giudiziari. Circa il 50% dell'ammontare complessivo degli incassi lordi è rappresentato da recuperi da procedimenti giudiziari. In questo contesto, facilitare l'accesso agli atti da parte dei servicer attraverso la digitalizzazione della giustizia può svolgere un ruolo cruciale nell'attività di recupero, rendendo i sistemi quindi giudiziari sicuramente più accessibili ed efficienti. Fra l'altro, questo processo è un processo già in atto e ha mantenuto ed è stato messo in funzione proprio dai tribunali durante la pandemia. Per sostenere invece il prezzo degli immobili, sicuramente quello che si può fare è prevedere, ma questo già sta succedendo nelle recenti operazioni, all'interno delle operazioni di cartolarizzazione delle REOCO. Le REOCO sono delle società veicolo partecipate dal veicolo proprietario dei crediti NPLs e costituite allo scopo di incrementare il valore di aggiudicazione oppure di acquistare degli immobili per poi rivenderli in seguito ad una attività di valorizzazione dell'immobile stesso. In Italia, anche nel contesto delle cartolarizzazioni con GACS, sono state implementate strutture che prevedono l'utilizzo di REOCO, che sono principalmente difensive, che hanno in questo senso l'interesse di partecipare alle aste e rilanciare il valore di aggiudicazione, sempre entro determinati limiti, sostenendo così il prezzo degli immobili, soprattutto in caso di aste molto basse. Inoltre, quello che sicuramente è importante lato originator, sottolineare che si è fatto molto in termini di disponibilità e qualità del dato a fine di rendere più fluido e trasparente la valorizzazione e la valutazione da parte degli investitori. Il processo di standardizzazione è stato favorito, dalle operazioni con GACS, per le quali le caratteristiche strutturali sono definite ex lege, convergendo quindi verso un principio di transparency e standardization, definita anche dalla normativa europea. Quindi insomma abbattere un po' di passaggi, rendere tutto più snello, poi più volte nel corso di questa giornata è tornato il termine delle competenze, no? Si parte tutto da lì, bisogna, e il fatto di dover trovare, una battuta velocissima proprio in conclusione da parte di entrambi, il fatto di trovare dei nuovi modelli organizzativi rende necessario proprio anche capire esattamente di quali competenze stiamo parlando e come dirottarle. Una battuta appunto Francesco e Tiziana, proprio in conclusione, per lanciare, diciamo, il proseguo dei lavori. Allora, diciamo che rischio e opportunità nel campo degli investimenti finanziari sono due facce della stessa medaglia e quindi anche il mercato degli NPL in Italia non fa eccezione in questo caso. È quindi evidente che se da lato alcuni operatori stanno subendo flessioni dovute dal rallentamento delle transazioni, dall'altro sempre più player sono in grado di cogliere nuove opportunità in un mercato che sta offrendo operazioni più complesse e meno standardizzate.
In un contesto di questo tipo, quindi dal lato degli investitori, saranno proprio gli operatori più flessibili, coloro che riusciranno a trovare maggiori opportunità. Lato servicer saranno invece appunto premiati coloro che più hanno investito in infrastrutture operative ed informatiche, con le nuove tecnologie date ad esempio dal machine learning o dall'intelligenza artificiale. Ok. Tiziana? Ma sicuramente il coordinamento di tutta la macchina dietro agli MPLS, quindi di tutti gli operatori, dei servicer, delle banche cedenti, quindi degli originator e delle agenzie di rating che effettueranno le valutazioni sui crediti che possono essere MPLS piuttosto che UTP, qualora si sviluppasse un mercato degli UTP, è fondamentale per poter utilizzare questo strumento in favore di tutti gli attori, quindi investitori e banche cedenti. Ok, allora grazie Tiziana Petrocelli, grazie a Francesco Parisse, altro momento, altro confronto molto interessante che peraltro ci permette anche di fare un passaggio ulteriore poi su quello che è visti i ragionamenti fatti da Tiziana sul mercato immobiliare in Italia, ma non anticipiamo nulla. Grazie per aver partecipato al nostro forum e a presto sulle fonti con noi. Grazie, Grazie grazie. Noi continuiamo, proseguiamo con questa giornata di lavori.